eccoci di nuovo in diretta con le fonti Instant Focus. Ci focalizzeremo in questo approfondimento su un settore che è particolarmente colpito dalla pandemia, lo è stato subito sin dall'inizio e continua ad esserlo nonostante i mesi siano passati, nonostante si siano trovate delle soluzioni di contenimento, nonostante la campagna vaccinale prosegua. Però insomma qui si tratta di un vero e proprio accanimento, come abbiamo scritto nella nostra strap. Io innanzitutto do il saluto e il benvenuto al nostro ospite Maurizio Pasca, che è presidente SILB FIPE, Associazione Italiana delle Imprese Intrattenimento. Innanzitutto Maurizio, buongiorno e benvenuto qui alle Fonti TV. Buongiorno a voi, grazie. Bene, noi lo sappiamo, insomma, ci troviamo ogni tanto per un periodico aggiornamento per capire come sta andando per quanto riguarda il vostro settore, e diciamo che di aggiornamento in aggiornamento, anche con la nostra Manuela Donghi, in realtà di notizie positive non possiamo darne, anzi c'è stata anche la beffa di fine anno, potremmo definirla così, per quanto riguarda le discoteche, perché per decisione del governo sappiamo che fino al 31 gennaio non potranno essere aperte, resteranno chiuse, con un'ulteriore beffa che si aggiunge, ovvero quella di bar, di ristoranti e di alberghi che si stanno attrezzando per diventare discoteche durante il cenone, dopo il cenone, insomma. E quindi io immagino la vostra situazione e la vostra reazione di fronte a tutto questo. Ma guardi, la situazione è drammatica. Sì. Pur comprendendo lo stato di salute legato alla nuova emergenza pandemica, come al solito siamo sempre soli a pagarne le logiche e le conseguenze. Innanzitutto abbiamo trovato il rispettoso a prendere da una diretta televisiva esattamente il 23 di dicembre da parte del Ministro della Salute Speranza che le nostre attività sono di nuovo considerate sacrificabili, senza alcun preavviso, senza un cenno ad eventuali ristori che ci sono certamente dovuti, e perché no anche a delle scuse. Abbiamo trovato impressionante come si evinca che il nostro settore è discriminato. Io personalmente definirei la parola quasi bullismo di categoria, una disparità che ha leso e lede l'inviolabile diritto al lavoro. Basti pensare che la mattina del 23 di dicembre, quando si è riunita la cabina di regia della Presidente del Consiglio dei Ministri, le discoteche erano ancora aperte anche in zona gialla e in zona arancione, rimanevano aperte, in aggiunta a quelle norme restrittive che ci erano state date l'11 di ottobre, quando abbiamo potuto riaprire, cioè con la diminuzione della capienza al 50%, l'ingresso in discoteca solo esclusivamente col Green Pass rafforzato, in aggiunta c'era anche il tampone. Poi il pomeriggio, quando si è riunito la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stranamente hanno dichiarato che le discoteche dovevano essere chiuse. Oltre al danno che il settore ha subito, bisogna anche ricordare che siamo 20 mesi che eravamo chiusi ininterrottamente, avevamo aperto l'11 di ottobre, ci stavamo attrezzando per queste feste per poter rialzare un po' la china, appunto, perché 20 mesi di chiusura di un'attività certamente porta al fallimento. E ripeto, oltre al danno stiamo subendo anche la beffa, perché come è successo quest'estate, quando con le discoteche chiuse si è visto ballare dappertutto, adesso con le discoteche chiuse e tutti gli altri settori del pubblici esercizi, parlo di bar, ristoranti, disco bar, disco pub, alberghi, di fatto dopo il cenone si attrezzeranno per fare il ballo che il 23 di dicembre invece il Presidente del Consiglio Draghi ha dichiarato che non si potrebbe ballare, insomma. Ecco, dobbiamo poi anche parlare di numeri, perché le cifre adesso iniziano a diventare davvero importanti, cioè si parla del 30% delle aziende del settore che ha chiuso definitivamente, di 400.000 lavoratori dimenticati praticamente dal governo. Che spiegazione vi date a tutto questo? Perché appunto questo accanimento, questo bullismo di categoria, come lei stesso lo ha definito?
ma diciamo che per me è incomprensibile pure questo, cioè, capire questo accanimento che c'è nei confronti del nostro settore. Lei ha detto bene, il 30% delle attività è ormai chiuso definitivamente, e io penso che con quest'altra batosta che abbiamo subito la percentuale aumenterà certamente dopo il 31 di gennaio, che è stata prevista la nostra riapertura, che io stento ancora a crederci, insomma, che riapriremo il 31 di gennaio, ecco, visto l'innalzamento della curva pandemica. Però, ripeto, cioè, il fatto che ne dobbiamo pagare sempre noi le conseguenze, questo per me rimane molto strano, perché gli assembramenti non li vediamo soltanto in discoteca. Poi voglio ricordare che non ci sono solo le discoteche, ci sono anche le sale da ballo, dove sono frequentate da ultra cinquantenni, ultra sessantenni, dove si balla il latinoamericano, il liscio, prevalentemente frequentate da famiglie. E anche queste attività sono purtroppo chiuse. Ecco, cioè, io sinceramente non so spiegarmelo, ecco, questo accanimento nei nostri confronti. Io ripeto, quando gli assembramenti li vediamo dappertutto, basta andare nei centri storici. Io abito a Riccione, il pomeriggio vedo viale Ceccarini, il viale più rinomato appunto di Riccione, con migliaia e migliaia di persone uno accanto all'altro, ma così come a Riccione sarà anche a Rimini, a Milano, a Torino, a Venezia o in qualsiasi altro luogo, insomma. Cioè, questi basta andare nei centri commerciali per vedere gli assembramenti. Allora io mi chiedo perché, è una domanda che faccio direttamente al Presidente del Consiglio, ma anche al Ministro Speranza, questo accanimento nei confronti del nostro settore, che è una parte importante anche del sistema turistico del paese. Io sono presidente anche di ENA, che è l'European Life Association, e io vedo invece negli altri paesi quanta attenzione c'è nei confronti di questo settore. Ecco, invece esatto, qui in Italia siamo completamente criminalizzati. Certo, ecco, volevo proprio introdurre, insomma, questo tema, cioè se vi siete informati su come a livello europeo gli altri paesi stanno gestendo questo problema, insomma, relativo alle discoteche, se in realtà i locali sono rimasti aperti grazie appunto alle misure di contenimento, alla riduzione anche della capienza, al Green Pass, perché sennò è inutile, insomma, quasi superfluo mettere in atto tutta una serie, insomma, di normative, di tentativi per migliorare, se poi si fa continuamente un passo indietro. Che cosa sta succedendo negli altri paesi? No, bisogna dire che negli altri paesi sono chiuse anche le attività appunto dell'intrattenimento. Sì. Solo che lì appena chiudono un'attività immediatamente sono ristorate dal governo in modo che non falliscano. Invece qui in Italia, dopo 20 mesi di chiusura interrotta, i ristori che abbiamo avuto sono ben poca cosa rispetto alle perdite di fatturato che abbiamo subito. Basti pensare, qualche locale avrà preso 2-3 mila euro di ristori, tenendo conto che paga affitti abbastanza onerosi, parliamo di cifre intorno ai 50, 60, 70 mila euro all'anno di affitto, per non arrivare poi ai grandi locali che pagano anche 300 mila euro di affitto all'anno. Avere un ristoro di 15-20 mila euro è insignificante, non è sufficiente nemmeno a pagare le bollette telefoniche o energetiche, insomma. Con ora ci aspettiamo da parte del governo indennizzi certi immediati rispetto al danno che è stato arrecato al settore, questo sì. Certo, no, immagino, insomma, che vi pesi, insomma, questa etichetta di essere un po' gli untori in un certo senso della pandemia, quando sappiamo benissimo, come lei ha ricordato, che in realtà il virus circola un po' dappertutto, dai mezzi pubblici alle piazze, agli assembramenti, insomma, che ci sono anche nelle grandi città, nei centri commerciali. Un ultimo appello, ecco, se dovesse rivolgerlo al governo per questo 2022, che cosa chiederebbe, insomma, quale soluzione, quale compromesso la renderebbe felice? Ma guardi, innanzitutto ristori, indennizzi e risarcimenti che ci spettano per questo ennesimo crollo, perché io non vorrei vedere scomparire un intero settore economico del paese, perché se non ci saranno questi, molti saranno destinati a chiudere.
in più naturalmente un impegno sentito a, segnare, cioè, a cercare di combattere quell'abusivismo e illegalità che purtroppo con le discoteche chiuse si diffondono ancora maggiormente, cioè, e poi cercare di riportare, cioè di ritornare a una vita normale, ecco, perché sinceramente continuando in questo modo non ce la facciamo più, sinceramente. No, certo, anche perché insomma una vita continua di restrizioni, ma proprio anche a livello della socialità, del divertimento, pesa sempre di più sugli italiani, anche sulla psiche, sulla salute psicofisica degli italiani e dei giovani. Lo sappiamo benissimo che sono loro che stanno soffrendo più di tutti in questo momento. Guarda, io volevo aggiungere un'altra cosa, che da quando abbiamo potuto riaprire l'11 di ottobre, non c'è stato nessun contagio all'interno delle discoteche perché erano locali di Covid free, ossia entrava in discoteca solo chi aveva un green pass rafforzato, e quindi all'interno di quella discoteca, di quel locale, praticamente non entravano i contagiati e quindi non si poteva contagiare. Adesso con le discoteche chiuse certamente il divertimento le persone andranno a cercarselo in altri luoghi, in altri ambiti, certo, dove non c'è nessuna accortezza sanitaria e nessun controllo, quindi di fatto poi diffondendo la malattia. Chiarissimo, chiarissimo. Maurizio, la ringrazio molto. Naturalmente le auguro buon 2022, non solo a lei personalmente, ma anche proprio a tutti gli imprenditori del settore, sperando che sia un anno decisamente migliore, anche perché, come ha detto lei, se si replica quello che è successo nel 2020 e nel 2021, purtroppo l'unico orizzonte possibile è quello del fallimento, e per un settore importante dell'economia italiana speriamo naturalmente che non sia così. E allora auguri di un migliore anno nuovo. Grazie anche a voi, sinceri auguri per un nuovo anno.